Ciao a tutti da Mondo Calcistico. Sei pronto? Voglio smontare un falso mito legato al Napoli di Mister Conte. Prima di iniziare, però, sigla. Riesco a venire adesso al Mondo Calcistico. Già, c'è ancora la difesa a 5. Politano, infatti, si abbassa tantissimo in fase difensiva, talmente basso da essere in linea con i difensori. Di fatto, vediamo ciò che vedevamo a inizio campionato. Più precisamente i tre difensori centrali che sono Di Lorenzo sul centro-destra, Ramani al centro e Buongiorno sul centro-sinistra. Sulla fascia sinistra invece Olivera. Davanti a loro c'è Kvaratskhelia che non deve scendere quanto Politano. E poi i tre centrocampisti con Anguissa che rimane più largo rispetto a Lobotka e McTominay centrali. Di fatto Anguissa rimane quasi a fare da esterno. Possiamo chiamarlo 5, 4, 1? In fase difensiva assolutamente sì. Questo non è un inedito di Mister Conte. Queste due linee, infatti, sono state proposte dall'allenatore ai tempi del Tottenham. Le caratteristiche dei calciatori erano diverse. Nel Tottenham non c'era un attaccante come Politano a tutta fascia. C'era Perisic a sinistra, abituato a quel tipo di lavoro già ai tempi dell'Inter. Però non c'erano tre centrocampisti. Davanti, infatti, c'era il tridente. Quindi non c'era un Anguissa che si allargava in fase difensiva. Mi è stato chiesto come mai Neres stia giocando a sinistra e non a destra, a piede invertito. Di base proprio per evitargli il lavoro di Politano. Neres, infatti, è un calciatore meno propenso alla fase difensiva. Di conseguenza Mister Conte lo schiera nella posizione di Kvaratskhelia. A sostituire Politano c'è, infatti, Ngonge, calciatore più propenso alla fase difensiva. Altrimenti c'è Mazzocchi, decisamente meno offensivo e più preparato in fase difensiva. Quando c'è da essere più offensivi, però, Mister Conte non rinuncia a Neres e Kvaratskhelia assieme. Mister Conte non ha rinunciato alla difesa a 5, ha rinunciato però ad un esterno più difensivo. Questo grazie anche al sacrificio di Politano che, di fatto, gioca a tutta fascia. Spero che questo video ti sia piaciuto, grazie per la visione.